Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono sempre Dark Griever e come promesso oggi vi spiegherò come configurare Monster Hunter, Freedom, Unite, un emulatore, come andare online, come ostare e come entrare nelle varie stanze insomma. Allora, prendiamo intanto la guida che ho seguito io e che ha funzionato. Allora, cosa c'è da fare? Innanzitutto bisogna scaricare Tungle, il setup di Tungle. Questo link ovviamente ve lo metto in descrizione. Seguite questi passaggi, mi raccomando. Scarica Tungle here. Grazie per aver scelto Tungle, scarica adesso, lo scaricate e lo installate. Poi, già che siamo qui, dobbiamo anche crearci un account. Quindi andremo in registrazione. Io ho letto tutto, ho capito tutto, continuo la registrazione. Ovviamente scegliete un nome da utilizzare qua sul sito, il nome che vi vedranno gli altri giocatori, la vostra mail, confermate la mail, scegliete la password, riconferma la password e ricevi le mail a vostra scelta, inserite il codice e inserite il captcha. Registrazione, poi ovviamente vi arriverà una mail per posta dove dovete convalidare la vostra iscrizione e potrete installare il programma. Qua è quello che vi ho spiegato io, vedete, clicca la registrazione dell'account, va bene. Ah, una cosa importante, sotto a destra potete vedere la faccina. In questo caso, come dicono loro, è importante che sia o verde o gialla, mai rossa. Se è rossa, mi dispiace, non potrete andare online perché Tungle non vi vede, così come non vi vede lui non vede nemmeno gli altri giocatori e gli altri giocatori non vi vedono, quindi deve essere o verde o gialla. Io ho voluto farla diventare verde ma è stato un bel casino perché ho dovuto aprire le porte del router. Ci sarebbe anche un altro modo per poter aprire le porte che vi faccio vedere ora. Io ho creato una cartella dove ho messo dentro tutti i programmi appunto per andare online con questo Monster Hunter. Allora, iniziamo con Tungle, come ha fatto vedere appunto la guida. Andiamo. Ok, nome utente, password, ho già inserito tutto. Accedi. Ok, ora questa bellissima pubblicità che durerà un'eternità, che non potrete chiudere subito, vedete? Cosa bisogna andare a vedere? Avete visto? Ho la faccina, è verde. Porta aperta. Cosa dice la guida là? Bisognerebbe andare in impostazioni, opzioni generali. E dicono in caso di usare questa porta, vedete, usa UPNP, si attiva qua, applica, ti dirà di riavviare, vedete, ok, riavvia. Nel caso in cui vada a buon fine, questa diventerà da gialla a verde. Nel mio caso però non è andata così, ho dovuto settare le porte manualmente. Ma comunque ho visto che va bene pure, mi hanno detto che va bene pure il giallo, quindi non è importante, ecco, l'importante è che la faccina sia gialla. Dopo aver fatto questo, vedete appunto, possiamo andare su Tungle, possiamo andare allora sopra ricerca rete, dobbiamo scrivere Monster Hunter, invio, guardate qua, Freedom Unite, entriamo. Voi siete il primo sopra e qua troverete tutte le persone che vogliono giocare appunto a Monster Hunter o che stanno giocando a Monster Hunter. Cosa dobbiamo fare noi? Allora, nel caso in cui siamo noi che dobbiamo stare la partita, dovremo avviare questo programmino Ad Hoc Server Pro Online Setup, quindi scarica questo. Purtroppo ho fatto una prova, non funziona il download di questo, da questo sito. Provvederò a mettervelo io direttamente in descrizione, quindi controllate in descrizione. Cosa consiste? Noi dobbiamo solo avviarlo. Eccolo qua, l'ho messo qua, vedete, ad hoc serve, esegui. Magari vi dice appunto, vi sta tentando rete pubblica, rete privata, voi mettete la spunta via tutto e lo lasciate qua aperto, così lo riducete a icona e questo è a posto.
Ora dobbiamo scaricare l'emulatore. Questo fortunatamente funziona. Quello che ho scaricato io è quello per Windows, è l'ultima versione. Loro vi dicono una versione più vecchia perché appunto il tempo che era stata fatta la guida non era aggiornato l'emulatore. Quindi scarichiamo, salva, sposta, estraete tutto il contenuto, che sarebbe questa cartella, là, ed ecco qua. Possiamo scegliere tra il 32 bit e il 64 bit. Ora, altra cosa importante. Bisogna avere il gioco di Monster Hunter in versione ISO. Io l'ho scaricato tramite torrent, quindi basta che scrivete torrent e quindi penso che lo troviate. L'importante è che sia la versione europea, come c'è scritto qua sopra, vedete? Ve la uso anch'io, vedete? Devono avere la stessa regione, bla 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 bla. Ok. Ora, per poter giocare online, dovremmo andare in impostazioni, networking, abilitare la possibilità di giocare online, appunto il VLAN. Qui dovremo, allora, nel caso in cui noi dobbiamo andare da un giocatore, dobbiamo copiare il suo indirizzo IP. Come si fa tutto questo? Allora andiamo su Toggle, dovremmo essere appunto già in stanza. Sono su Toggle, sono nella stanza di Monster Hunter. Voi dovete solo fare tasto destro sul mio nome o qualsiasi persona, copia IP negli appunti, andremo qui in change proadoc server appunto e inseriamo di nuovo, cancelliamo quello che c'è, facciamo CTRL V e avete visto che è lo stesso. Quindi questa cosa dovete farla nel caso in cui dovete entrare da una persona e basta. Se per caso siete voi che ostate, qui dovete inserire il vostro indirizzo IP, ma non quello del computer, quello che vi dà Toggle qua sotto, vedete, IP virtuale, questo è il vostro indirizzo da inserire lì nel programma. Quindi basta fare appunto, come avete visto, copia IP negli appunti del vostro nome, se siete voi che ostate, e lo inserite qua, a posto. Poi ovviamente dovete andare in sistema, fast memory non deve esserci, e attiva trucchi non devono essere attivi. Poi mappatura, se usate un joystick come faccio io, li configurate in modo tale appunto da essere semplificati, appunto come se fosse una PSP alla fine. Io utilizzo il joystick della 360 e ho configurato i tasti stile PSP. Una cosa importante però è che queste due opzioni siano disattivate. Non deve esserci nessun tasto che riconduce a questi, perché causano appunto problemi nell'online. Quindi via questo e via questo, salva stato e anche carica stato, non devono proprio esserci. Il resto come volete, ma questi quattro no. Faccio vedere anche la grafica come ho settato io, ma potete fare un po' come volete alla fine. Ho cercato di renderlo il più performante possibile. Qui dentro ho messo il gioco, vedete, questo è come dovrebbe presentarsi l'ISO di Monster Hunter, deve rimanere in RAR. Perché una volta che avviamo il gioco, io ora ho carica, impostazioni, ma dovrebbe esserci sfoglia e andate a cercare appunto l'ISO di Monster Hunter e lo avviate. Quindi ricapitolando, avviamo Toggle, verde, giallo, non è un problema, entriamo in Monster Hunter e siamo lost, avviamo il programmino, questo deve essere aperto per chi osta. Nel caso in cui siete voi che ostate, dovete avere il vostro indirizzo IP. Nel caso siate invece le persone che deve joinare una stanza, dovete copiare l'indirizzo IP della persona interessata, come avete visto. Andiamo su Monster Hunter, sala online, vedete network analysis, sala raccolta ed entriamo. E siamo online. Ora non c'è nessuno appunto perché
non ho scritto che ho creato la stanza, quindi non entra nessuno e nemmeno io sono entrato nelle altre stanze. Però è così che funziona. Appena si crea, le persone entrano e qua dovrebbe uscire, appunto, vedete, sul programmino per chi osta, ha iniziato a giocare a questa ISO. Se qualcuno entra e c'è scritto join e l'IP dell'interessato che entra nella stanza. Potrebbe risultare un po' macchinoso, ma una volta configurato il tutto, andate tranquilli che non dovete più metterci le mani, diventa automatico. Comunque vi lascio in descrizione e anche qui i link al collegamento del video tutorial in inglese, ma è molto semplice, magari vi risulta anche più semplice di come l'ho spiegato io. Se avete qualche dubbio, insomma, scrivete, cercherò di essere il più chiaro possibile, diciamo. Grazie di essere rimasti con me e noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. Ciao ragazzi.